Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor di oggi, Bevimondo a Taglio di Po, in via Stadio, articoli per la prima infanzia. Cominciamo dal Corriere della Sera, dove c'è un articolo sulla pandemia, il decreto che appunto emanerà il Premier Draghi. Vediamo un pochino le anticipazioni. Innanzitutto che passerà da venerdì a lunedì, il giorno in cui saranno annunciate le eventuali misure anti-Covid, per consentire di organizzarsi ai cittadini e ai titolari di attività. Le seconde case, nuove regole, chi vive in fascia gialla o arancione potrà andare nelle seconde case anche se queste si trovano fuori regioni. Sport, piscine e palestre, massima cautela. Nota dolente, cultura e spettacoli, sarà valutata domani la proposta di aprire anche nei fine settimana e non solo nei giorni feriali, musei, mostre e parchi archeologici. Per cinema e teatri potrebbero diventare sempre obbligatorie le mascherine FFP2. Gazzettino, il futuro dell'istruzione, iscrizioni, il calo tocca alle elementari. Mancano un centinaio di studenti rispetto all'anno scolastico precedente. Banchi più vuoti alle elementari. Nella voce di Rovigo, palestre e centri wellness, 120.000 posti in bilico. Lo slittamento della riapertura di palestre e centri wellness mette a rischio un settore che a livello nazionale coinvolge 120.000 operatori in oltre 16.000 strutture da nord a sud della penisola. Agricoltura, nuovi aiuti dalla regione per gli agricoltori colpiti dalla pandemia. Nuovo bando che mette a disposizione circa 627.000 euro a favore delle imprese che operano nel campo del turismo rurale e di produttori di alcune colture orticole. Cronaca, successo ieri, a Taglio di Po autotreno si ribalta in Romea, intervento lungo ore. Disagi al traffico contenuti grazie all'approntamento di una viabilità secondaria importante. L'incidente si è verificato tra martedì e mercoledì. Quanto riguarda sempre il coronavirus, sono 1.700 i nonni polesani già vaccinati con la prima dose. I numeri della campagna vaccinale over 80 in Polesine, nelle tre sedi vaccinali di Rovigo, Adria e Trecenta. In particolar modo 108 a Rovigo, 72 ad Adria e 72 a Trecenta. Comune di Adria, è aperto lo sportello Europe Direct a Palazzo Tassoni ad Adria, un punto di riferimento per i giovani per fornire loro informazioni e orientamento sui programmi europei nell'ambito della cultura, della formazione, della mobilità, dei diritti e del volontariato. Università, la prima laureata della facoltà voluta da Papa Francesco, è Chiara Previato di Rovigo e si è laureata presso la Pontificia Università Lateranense. Piazza Web di Adria, c'è un bel servizio su La Nova Monte di Bottrighe, innovazione e sviluppo sostenibile, una delle aziende decisamente importante della nostra provincia con una caratura a livello mondiale. 40 anni fa, Genesis ad Adria. Caccia e testimoni del primo concerto della rock band inglese al Comunale. Sul palco del Comunale i Genesis furono affiancati dagli Odissea e da Roberto Zola, che ricorda come Phil Collins gli chiese di accompagnarlo a comprare un paio di scarpe al mercato di Adria. Sport, Delta Volley Portovino, da storia a leggenda, i giganti Nero Fucsia sono in finale di Coppa Italia. Il Delta Group Rico Carni compie l'impresa delle imprese superando 1-3 la Conad Reggio Emilia e conquista la finalissima della Del Monte Coppa Italia di A2-3. Sempre per lo sport, il Giro d'Italia quest'anno bacia l'Alto Polesine. Da Santa Maria Maddalena a Melara, la frazione dantesca costeggerà il Po per raggiungere Mantova. Dunque tanto Veneto e anche un bel po' di Polesine nel tracciato del Giro d'Italia 2021, che prenderà le mosse da Torino. Grazie per i vostri ascolti, come sempre vi ricordiamo che siamo alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva nelle frequenze di 94.100 e come sempre ci fa piacere che ci seguite così numerosi e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!